Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Finalmente ci vediamo perché effettivamente da inizio anno non ho ancora registrato un video proprio così, con davanti proprio la telecamera. Infatti ho scelto uno svuota la spesa perché sono i video in cui di solito sono un po' più così, un po' più scialla. Quindi oggi abbiamo fatto la spesa, come al solito divisa in due parti. La prima parte di frutta e verdura. Siamo andati in una biofattoria che abbiamo qui in paese, quindi per chi è di Brescia e provincia, magari vi metto qui sotto nell'info box tutti i vari, non so, si trova magari pagina Instagram piuttosto che sito, vi metto tutto qui sotto. Poi invece l'altra parte della spesa siamo andati al Conad. Quindi bando alle ciance, cominciamo subito. Allora, iniziamo quindi dalla frutta e dalla verdura, che non so come farvi vedere, ma allora qui abbiamo preso due porri. Questi erano proprio di loro produzione, adesso non mi ricordo più quali erano esattamente tutte le cose di loro produzione, tipo questo è un mazzetto di cipollotti, credo anche questo fosse di loro produzione. Radicchio, con cui faremo un buon risotto. Prima che mi si distruggano le uova, infatti loro hanno proprio le loro galline. Qui abbiamo carote, scorza di cipolle perché le avevamo proprio finite. Queste sono quelle dorate, mentre qui abbiamo preso quelle rosse. Poi, andando sulla frutta, ho preso delle clementine, delle arance da spremuta, così, da spremuta, e due limoni. Metto via tutto e ci rivediamo dopo. Allora, proseguiamo subito con le cose da freezer, che sono praticamente due, e ormai chi mi conosce, chi è qui da tanto tempo, sa che non possono mai mancare queste pizze, anche se questa volta ho una variante da proporvi. Io infatti ho preso la marinara, l'ho già provata un po' di volte e devo dire che non mi dispiace. Io poi la condisco e gli aggiungo, prima di metterla in forno, gli aggiungo magari, ultimamente sto facendo i carciofini sott'olio. Comunque ecco, ognuno poi può aggiungere quello che vuole. Vado, metto in freezer. Ok, poi ero partita che volevo prendere le patatine, io di solito prendo quelle della San Carlo, questa volta però ho cambiato. Sono ritornata a loro, le Lay's, che le ho prese per un bel po' di tempo, poi non so come mai ho cambiato. Quindi queste sono all'olio d'oliva e poi le Lay's lì, quindi popcorn, che anche queste da un bel po' che non prendevo. Olio extravergine di oliva, qui abbiamo il DOP del Garda, quindi rimaniamo nel nostro territorio. Farina di ceci, con cui solitamente faccio la farinata, però mi sto trovando anche bene ad aggiungerla in alcune preparazioni di alcuni dolcetti. E quindi appunto la stavo finendo, quindi abbiamo la scorta. Una parte di pasta, qui abbiamo tutta pasta lunga. Linguine, sì, linguine, spaghetti e bucatini. Ok, e poi abbiamo una parte di sughi. Allora, qui abbiamo marchio alce nero, questo è i funghi porcini, questo invece è classico al basilico. Poi marchio mutti, anche qui classico col basilico, e questo invece con il peperoncino calabrese.
già che qui, perché ce l'avevo prima usato per fare la prova per vedere di mettere a fuoco, un pesto rosso del Conad, marchio Conad, ma ce ne saranno degli altri perché era da un sacco che non andavamo al Conad, quindi ho dovuto fare la scorta. Poi per il pranzo faremo della pasta decisamente pomodorosa, perché dobbiamo finire un paio di sughi aperti, quindi una buona baguette per fare la scarpetta. Qui sta. Qui abbiamo dei grissini nostrani, marchio Pane Alba, autori di bontà, Campiello. Poi questa gli è scappata dentro Giampi, uno scaccio alle olive, quindi vuoi non prenderlo. Due paste fresche, questi sono gli gnocchetti alla tirolese e paste fresche, gnocchi, altri gnocchetti, questi sono freschi di patate. Altra pasta. Allora, qui abbiamo marchio Voiello, questi sono i gran fusilli, non so se si vedono, sono un po' più grossi, mentre questo è marchio La Molisana e sono fusilli corti bucati. Gli altri due sughi a pesto rosso, voglio provare questa, marchio Conad Bio, verso natura. Frutti di bosco, quindi proviamola. Non l'ho mai presa, vediamo. Qualcuno di voi l'ha già assaggiata? Buona? Non buona? Fatemi sapere magari nei commenti qui sotto. Anche perché per me è una novità, perché io di solito prendo sempre quello alla, prendo sempre la marmellata alla pesca o albicocca, sono le due marmellate che di solito ho sempre mangiato. Quindi i frutti di bosco, super novità per me. Con una cosa che vi faccio vedere dopo, ci devo fare una ricetta. Mi servivano dei funghi, quindi questi sono una parte di funghi. Sì, lo so, avrei potuto prendere quelli freschi, ma siccome probabilmente farò settimana prossima, non volevo lasciare i funghi freschi un'intera settimana nel frigo, no, anche no. Quindi ho preso queste due scatolette con i funghi trifolati porcini, mi serviranno parecchi funghi, e questi sono due, gli altri li vediamo dopo. Praticamente vi mando in confusione a fare questi video, sono pezzi di cose di qua e di là. Poi bevande vegetali, marchio Alpro, che sapete che è il mio preferito, in versione barista, questa è l'avena e questa è la mandorla. Mentre Giampi ha provato a prendere questo, sempre di Conad verso natura, che è bevanda a base di soia con cacao. Lui di solito all'Esselunga ne trovava un altro, sempre del marchio Alpro, ma qui non c'era. Quindi prova questo. Questa che è velocissima, proprio veloce. Che sposto così. Allora, le uniche due cose che non ho preso alla biofattoria sono questa insalatina valeriana, che mi andava di provarla, penso di non averla mai mangiata, e quindi volevo provarla. E poi le banane, ho preso queste del marchio sempre verso natura di Conad. Ok, l'ultimo spero, il vino in brick, questo lo usiamo per sfumare. Sì, ci farebbero i vini un po' più buoni, però vanno bene anche questi. Ragù vegetale, questo è il sugo da frigo, marchio Biffi. Giampi ha trovato una nuova versione dei succosi e quindi ha deciso di fare una prova. Queste sono al mango e mela, che non è male, quasi quasi le provo anch'io. Glielo rubo, ma voi non diteglielo. Pepe nero, che l'ho praticamente finito. Altri funghi in scatola, questi sono misti boscaiola, misto funghi alla boscaiola sott'olio con porcini. Ci sono all'interno, oddio, il fungo gelone, i funghi della famigliola gialla, il fungo di muschio,
olio di semi di girasole, funghi porcini e vabbè, poi il solito aceto di vino, sale, piante aromatiche, antiossidanti e acidificante. Questo è uno, poi ce n'è un altro, poi ho finito, giuro. Ultima borsa. Un po' di cioccolato che fa sempre bene. Qui abbiamo il Lindor, versione maxi e versione normale. Questo c'è scritto che è doppio cioccolato. Praline con cioccolato al latte e morbido ripieno al cioccolato fondente. Mentre questo è assortito fondente. Poi, sempre tema cioccolato, cioccolatoso, abbiamo Milk High Protein, che questo piace. L'avevo provato una volta e poi è rimasto, quindi vuol dire che piace. Io, visto che questo non lo trovo mai da Esselunga, non so perché, è sparito, è il Valsoia, però al gusto nocciola. Da Esselunga trovo solo quello al pistacchio. Allora, preso. La cosa che dovevo fare con i funghi sono queste, le lasagne all'uovo, però verdi, quindi che contengono gli spinaci. Era da un sacco che li cercavo. Io mi ricordavo che li facesse anche la Barilla, però probabilmente o ricordavo male io, però vabbè, questo comunque è marchio Conad. Quindi semplicemente voglio provare a fare una ricetta che ho visto di lasagne con besciamella e funghi. Ottimo! Questi appunto sono gli altri funghi che faremo finire dentro in queste lasagne. Sempre sott'olio, però carciofini, caffè, carta pani, primeiro e oro più. Per le merendine ho preso queste che sono semplici noci sgusciate, marchio Noverasco. E sempre dal marchio Noverasco ho trovato questo misto che contiene noci del Brasile, io volevo quelle ma non le ho trovate da sole, anacardi, mandorle e noci, quindi proverò questo misto. Ultima pasta, questa sono i spaghetti alla chitarra, marchio La Pasta di Camerino. Poi questi gnocchi, invece queste chicche tre tricolori, che quindi sono sì, pomodoro, patate, pomodoro e spinaci. Formaggi, abbiamo preso solo un pecorino grattugiato e del gorgonzola. Ah no, scusate, questo non per strada. Un altro grana padano grattugiato. Burro, piccolino, questo è il marchio Parmareggio. Biscotti gran cereale al cioccolato, che sono buonissimi, fidatevi. Curcuma macinata. E poi cose che non sono, diciamo, alimentari, queste due ricariche di Glade, lavanda e aloe, questo invece è Relaxi Zen. E per ultimo, antitarme, spray del marchio Nuncas e poi i sacchi gialli. Ok, allora con questo è tutto, spesa molto easy, anch'io sono stata bella easy perché effettivamente, ho detto, non sono più abituata a fare video, fantastico. E niente, fatemi sapere di questa spesa, se magari avete scoperto qualcosa di nuovo, che siete incuriositi da provare. E noi ci vediamo come al solito al prossimo video, vi auguro una buona giornata, una buona serata, un buon tutto. Ciao a tutti!